Grazie Claudia. Prima di dare la parola a Vincenzo Vita, voglio ringraziare per essere qui presenti Franca Prisco, Maria Coscia, Franca Cipriani, la dottoressa Bartolini, direttore del giornale Noi Donne, Maria Grazia Passuello di Solidea, Flavia Ginevri, Daniela Poggi e Rosanna Oliva della Rete per la Parità. Questo dimostra che insomma intorno a questo piccolo nucleo di persone che si danno da fare tutti i giorni c'è anche molta condivisione dentro e fuori il nostro partito. A Vincenzo Vita, al quale cedo la parola, sicuramente se ho dimenticato qualcuno vi chiedo scusa, a Vincenzo Vita, che ringrazio per essere qui, pongo il quesito cardine. La legge sulla doppia preferenza di genere, che è stata votata alla Camera, è già arrivata al Senato. È una legge che prevede, come è successo in Regione Campania, di poter raddoppiare la preferenza nelle elezioni comunali e regionali solo se la preferenza viene espressa contemporaneamente per un uomo e per una donna, e secondo me è l'unico modo che noi abbiamo per rientrare nel Consiglio Comunale di Roma. Si voterà in primavera per il Consiglio Comunale di Roma, che i decreti per Roma Capitale hanno fatto scendere a 48 eletti, non sarà più un consiglio di 60, scenderemo a 48 eletti. Con i calcoli della scorsa legislatura, quella che è ancora in corso, diciamo la terribile, orribile giunta Alemanno, sarei stata eletta solo io. Quindi o noi ci attrezziamo per trovare altre donne che prendono più di 5.000 preferenze, oppure chiediamo ai senatori di approvare questa legge subito per fare in modo che sia operativa per le elezioni amministrative di marzo 2013. Grazie Vincenzo. Grazie Monica, grazie a voi per avermi invitato, anzi mi fa un piacere quasi orgoglioso insomma di essere qui a rappresentare, chissà poi perché tu hai detto il Senato, magari i senatori. Io posso dirvi questo senza tanta enfasi, che il testo approvato alla Camera è incardinato già da un po' alla prima commissione affari costituzionali del Senato. Mi pare che ci siano delle buone possibilità che il testo possa diventare legge. Naturalmente il testo approvato alla Camera potrebbe anche essere migliorato, come si dice, però personalmente io preferirei che si approvasse quello, perché correre il rischio a fine legislatura di tornare nell'altra Camera, questo è un ritornello che in genere riemerge quando si è verso la fine di un periodo, è troppo rischioso. Mi pare che l'obiettivo di questo testo sia, pur limitato, molto chiaro e molto condivisibile. È stato detto da voi molto bene. Cosa posso aggiungere? Visto che qui rappresento, tra virgolette, insomma, l'altro genere, il mio genere, in genere, adesso non vorrei che i colleghi, amici e compagni maschi mi prendano poi a male parole uscendo, ma il genere maschile, essendo strutturalmente abituato al comando, non cede quasi nulla se non è costretto a farlo. Questo vale come regola generale. Quindi se non c'è una legge, quando si fanno le liste elettorali, anche nelle migliori famiglie, con le migliori intenzioni, poi ci scappa sempre qualche maschio in più, perché c'è quello che all'ultimo momento, tutte cose che abbiamo vissuto. Allora, ci vuole meglio una legge, sempre. Io sono un fautore anche delle quote, ancorché il dibattito tra le donne mi abbia spesso convinto che non va, però ho visto che poi concretamente è meglio che ci sia un ancoraggio normativo. È difensivo, è limitato, però è una cosa. Mi pare che si possa lavorare anche con un pressing di opinione che si faccia sentire perché quella proposta diventi legge. Ho parlato con le colleghe anche oggi, penso che sia imminente la discussione, tra l'altro con un suggerimento anche metodologico, essendoci la macro questione delle riforme
in ballo, è bene che questo testo abbia una sua corsia autonoma e non venga mischiato con lo psicodramma, io non so adesso come andrà a finire, insomma, che però è iniziato quando è iniziata la legislatura delle riforme costituzionali, di quante camere ci vogliono, il Senato delle regioni, cioè è un dibattito in verità molto simbolico, perché poi racchiude dentro tante cose, gli accordi tra PDL e Lega, il berlusconismo che nella comunicazione, nell'informazione e anche in queste cose è ancora al governo, tra virgolette, non Monti, ma c'è, e come scambi, occhieggiamenti. Ecco, bene che questo testo sia avulso. Io posso prendermi un impegno qui senza millanteria, lo sto facendo, di seguire passo passo, ci credo molto questo. Sì, credo che sia, c'è in atto uno sforzo a calendarizzarla subito, perché altrimenti va a finire nel macro dibattito, e questo è il tema che dovremo già nelle prossime ore discutere con il presidente della commissione Vizzini, il capogruppo del PD Bianco, però insomma sono persone già messe ampiamente, come dire, sul chi vive, su un argomento molto serio, magari conviene anche incontrarli, insomma. Tuttavia posso dirvi qui, non, spero di non essere smentito, ma non credo che la cosa sia alla portata di questa fase. Mi convince molto, il tempo corre inesorabile, mi convince molto lo schema che ho letto qui, molto efficace. Grazie, perché no, è un bel lavoro, perché noi Rete Donne, perché siccome la discussione sulle varie ipotesi di riforma elettorale, sulle quali io ho un'opinione del tutto eccentrica, nel senso che pur di superare il Porcellum io metterei lì una cosa, no, di quelle dove giochi, tirerei a sorte e comunque va meglio, no? Cioè, del Porcellum comunque va meglio. Nelle varie ipotesi è giusto sostenere che ci sono metodologicamente delle scelte preliminari, come dire, di ordinamento superiore, cioè la rappresentanza di genere viene prima dello stesso modello elettorale, e ogni modello elettorale può avere dei correttivi adeguati da mettere come principio generale. Quindi io concordo molto, e voglio solo concludere con qualche numero, perché visto che siamo in una discussione su un argomento così importante e delicato, l'urgenza viene fuori anche dalla situazione drammatica. Io ho visto i dati che riguardano il mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo, cioè parliamo di mondi in cui c'è una certa presenza di donne, che però poi salendo nella piramide viene meno, viene meno, viene meno. Faccio un esempio per tutti: c'è alla RAI un dato molto concreto, ci sono solo 2 donne direttrici, 3 vice direttori e 63 caporedattori, gli uomini sono numerosissimi di più, diciamo molti di più. No, sapete perché dico queste cose? Se volete i dati ve li consegno, sono frutto di una ricerca, perché domani dovrebbe insediarsi la presidente della RAI che è una donna, Anna Maria Tarantola. Allora, se voi me lo permettete, io vorrei fare il messaggero, siccome molti miei colleghi porranno il problema di quali strategie industriali, quali strategie, io vorrei porre, se voi non considerate la cosa uno strafalcione, alla dottoressa Tarantola, che viene dalla Banca d'Italia, quindi adesso insomma va per la maggiore, no? E sono quelle fonti che in questa stagione il governo tecnico sono fortissime. Dire, lei si prende l'impegno a correggere questi dati che sono della RAI, cioè l'azienda che lei sta per presiedere. Questo è il mio voto a lei. Poi sul resto mi fido, ma su questo mi piacerebbe un impegno. Se voi siete d'accordo, domani lo faccio e lo consegno anche a nome vostro. Grazie. Grazie a voi.
grazie Vincenzo per la proposta che mi sembra acclamata all'unanimità. Prima di dare la parola a Daniela Carlà, lei ce lo spiegherà bene, essendo anche un po' colei che ha condotto il lavoro di tantissime associazioni sulla proposta di modifica della legge elettorale, è bene che sappiate che questo è il frutto di un grande lavoro di tutte le associazioni, che è cominciato alla Casa Internazionale delle Donne e che poi è proseguito anche in situazioni più ristrette. Daniela mette a disposizione anche la sua casa per le nostre riunioni, e comunque aver raggiunto la firma di 40 associazioni di tutta Italia sotto a questa proposta di modifica della legge elettorale è il risultato che su argomenti importanti poi il Movimento delle Donne si unisce.